Ragazzi, disagio! Non è mai successa una cosa del genere! Yuriko Tiger ha rotto una sala giochi giapponese! Ciao ragazzi, oggi mi trovo a Shinjuku e stiamo per andare a provare un paio di profumi perché voglio comprarmi uno nuovo qui a Isetan, che è un famosissimo department store. Poi vado a mangiare, mi sa, soup curry. Questa sera mi incontro con Yuriko e finirò la serata poi a cucinare del pesce alla griglia. Quindi veramente restate con me anche oggi che vedrete, ci divertiremo. Siete pronti? Ecco qui che entriamo. Guardate quanto make up che vendono qui. Tra l'altro Misha ha iniziato a lavorare per questo marchio qui. Non è male, devo dire. Mi sa che questa è la migliore. Vabbè, abbiamo deciso per quella di Prada. E guardate quanto è figo che c'ha tutti questi yukata per Hanabi, che adesso sta per iniziare. Quindi mi sa che verrò a prendermene uno qua a breve. Vabbè, adesso cosa potrei fare? Direi che si va a mangiare. Guardate che carine queste donuts. Ne prenderemo una e ci facciamo una bella merendina. Come si fa a decidere? Prendiamo praticamente il cane Hachiko. Ok, vediamo se abbiamo vinto qualcosa. Beh, la prossima volta abbiamo 50 yen di sconto. Yuhu! Mi sembra quasi un peccato doverla rovinare. Tra l'altro hanno fatto anche l'erba. Niente male, le orecchie sono fatte con le mandorle. Comunque su questi giornalini potete lasciare tutti i messaggi che volete. Andiamone a vedere un po' insieme. Si chiama Creamy perché il negozio di crepe del padre si chiamava proprio Creamy. Mi chiamo Creamy, la dolcissima Creamy. Come se la figlia di un fornaio al tuo tesino dicesse «Mi chiamo Strudel, la fantastica Strudel». Provo a prendere un fiore in occasione del singolo Flower. Se non ve lo siete scaricati, andate a farlo subito. E mi sa che mi prendo questo. Sono aperte le scommesse. Quanto pensate che mi durerà questo fiore? 100 yen. Ma che bello che in questo ristorante danno in onda Tom e Jerry. Ecco che cosa ci mangiamo oggi. Un soup curry, che è un curry zuppa che viene direttamente dall'Hokkaido. È veramente buonissimo. Che mangiata e abbiamo finito di mangiare tutto. Adesso andiamo a fare un po' di shopping. A dopo. Bene ragazzi, ho scoperto che c'ho tipo 300 euro di punti da dover usare qui al Marui entro la settimana. Quindi oggi 300 euro di cose che non mi servono. Per esempio potrei comprare 100 di queste. Oppure tante pizzette. Oppure questo che non so benissimo che cos'è. Questo però bisogna averlo. Il sapone dei mini pony. Il grande bicchiere di grande puffo. Questo però è un po' poco inquietante o sembra meno? Oh mio Dio, questa è degli anni 90, almeno c'è scritto così. Io è meglio che sto lontano da questo negozio perché romperei qualcosa e poi devo pagare una cifra assurda, quindi io me ne vado. Pubblicità progresso di Lilletta. Ogni anno centinaia di action figure vengono distrutte dall'irruenza di Sebastiano Serafini. Figures in salvo da Seba. Restare indifferente alla violenza. Ma che carino sto coso per mettere gli ombrelli. Comunque ho scoperto che posso cambiare tutti i pointi in gift card. Quindi mi daranno adesso 300 euro di gift card che posso usare quando voglio in un anno. Mi sembra un'offerta migliore. Siamo ancora affamati, quindi si mangia ancora. Spuntino. Ecco che mi mangio le uova a 100 anni che mi ero già mangiato in un altro video. Guardate che aspetto che hanno. So che a tanti non piacciono, ma secondo me sono la fine del mondo. E adesso assaggiamo anche questi noodles con sopra il Mabo Tofu. Saranno buoni, non saranno buoni, lo scopriremo in questo video. Veramente buonissimo. E adesso ci beviamo un buon caffè qua nel mio caffè preferito. Guardate che caffè vecchio stile, un po' vecchia Europa, non è carino? Questi qua sono un pochino vecchio stile, come vedete i dolcetti. Però assaggiamoli. Noi ci gustiamo questa merendina e ci sentiamo dopo. Ciao. Bene,
Sono Ikebukuro con... Tan 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 tan. Con Yuriko Tiger e stiamo per andare a giocare a Tekken con la cosplayer ufficiale. Cosplayer ufficiale o come cosplay ufficiale, perché anche qua la cosa cambia. Quella con il cartellino ufficiale. Cosplayer ufficiale a livello mondiale di Tekken 7, certificata ufficialmente da Bandai Namco, il logo ufficiale di Tekken. No, che non vale niente, perché tanto ci devo spendere anche i soldi per giocare a te, che non me lo danno grazie. Ma ve ne rendete conto, anche le cosplayer ufficiali. Dov'è che è? Quanto pose? Sai che non sono mai entrate in una sala giochi da non so quanti anni? Ah no, beh, siamo entrate a fare le puricola l'altra volta. Praticamente è come fare una fototessera, ma in più persone, e in maniera mille volte più faigamente nerd. Ma che stronzo! Ma mettiti facciamo le più! Qua, non ho capito, a me mi metti le tette! Faccio muscolosa. Guarda! Guarda bene! Però sei un po' una dominatrix. Stressante! Di disagio! Ma le puricola non sono proprio le sale ciocchi. Beh, quasi, dai. Sai che mi hanno insegnato a tenere la fotocamera così per fare le riprese più stabili? Anche se con me non funziona. Però mi hanno detto ieri che quelli di Bali sono venuti meglio. È divertente comunque. Stai per vincere, vero? Yuriko Taiga! Il logo ufficiale. Hai vinto? Soluzione, hai vinto. Non potete vincere contro una cosplayer ufficiale. Il logo ufficiale. Ma che fortuna, ieri ho perso 5 volte. No! Ma è la prima volta che succede? Sì. Ragazzi, disagio! No, ma la fortuna! Mai successo! Non è mai successo una cosa del genere! Non ho capito che cos'è successo, però è ripartito. Yuriko Tiger ha rotto una sala giochi giapponese. Brava Yuriko, brava! Lasciamo Yuriko che ha distrutto una sala giochi giapponese a giocare, a rompere altre console e ci vediamo. Ciao! Vabbè, comunque mi sono proprio divertito a andare nella sala giochi con Yuriko. Tra l'altro un errore in una sala giochi giapponese proprio non me l'aspettavo. Vabbè, siamo tutti umani. Adesso comunque mi sposto da Ikebukuro a Shinjuku, che devo andare a cena con un altro mio amico. Quindi ci vediamo dopo. Non so cosa sta facendo questo tipo. Ed ecco qua che ci è arrivato da bere e anche l'otoshi, che però bisogna mettere sul fuoco. Che bontà! Ed ecco qui la nostra cenetta. Mamma mia, che buono! Ragazzi, ma sapete che qua esistono ancora i posti dove si possono noleggiare i DVD? Aperti fino alle 2 di notte. Che bello il nuovo album di Utada Hikaru. Tra l'altro una canzone l'hanno messa in Kingdom Hearts 3, mi hanno detto quelli della Squaresoft, quindi ascoltatelo. L'avete visto voi Get Out? È veramente bello, cioè merita solo per gli ultimi 5 minuti, però ne vale la pena. Se riuscito a resistere. Wow, quanti DVD! E laggiù c'è anche la sezione con tutti i manga. C'ho solo 5 minuti, però ci perderei una giornata. Ma quanto è bello Up. L'avete visto il nuovo Cars? Io l'ho visto in aereo, mi è piaciuto molto. E devo assolutamente vedermi che ancora non l'ho visto dello studio Ghibli questo fin qui. Ragazzi, ma ci sono anche i DVD di Orange is the New Black, che è originale per Netflix. Non sapevo esistessero i DVD. Vabbè, ho deciso che provo anche questo da Suda Goichi e vediamo se sarà bello, perché me ne hanno parlato bene, però non l'ho mai provato. Vi dirò com'è. E con vista a Shinjuku mi godo questo buon caffè. E guardate qua che cosa c'è. Un mini wagashi, che sono i dolci giapponesi. Guardate com'è carino. Farà un cesso, già me lo sento. Assaggiamolo. Tadakimasu. È veramente buonissimo, ragazzi. Pi
PS è importante. Comunque vi ricordate che il 2 di giugno, quando sono andato a fare la festa all'ambasciata, avevo detto che ero indeciso se andare a vivere a Bangkok o restare in Giappone? Beh, praticamente sono riuscito a trovare un compromesso, perché mi costerà un po' d'affitto, perché dovevo avere due affitti, però riuscirò a fare entrambi i lavori, quindi riuscirò sia andare a Bangkok a fare il consulente, però due weekend al mese e forse qualche giorno della settimana. Sono giusto contento di ciò. Comunque buonanotte a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Shinjuku. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. We are on the road.